L'opera, quella trinitaria, quella ha una corona di giocondità felicitante, differente dal noi altri nostro, tanto quanto luce da tenebra, differendo, ella si mostra. L'energia attorale è presente sempre in quello che è il pensiero artistico della Marcido. L'anima che sono raggiunge il Dio che cerco. Nella mano destra, mano, sangue pari. Il sangue un suono finalmente chiaro ci dà. L'animale presenta le sue disgrazie al mondo senza vergogna. Un interprete di teatro Marcido cerca e tenta di spingere attraverso il gesto, la voce, a dei livelli ultraterreni, direbbe in questo caso Maddalena, perché questo è il suo compito. La parola si deve fare corpo. Se io sono in te, tu lo sai, tu che di te, da te ne esci facile, mentre io però imprigionata nel mio me comincio. Se mi trovo in terra, ho questa la mondiale carrozza e io non lo so. Se mi trovo in cielo, lo sai tu. Perché a me mi sembra sempre di stare in un altrove dove piango. La sedia di Maria Maddalena, nella sua immagine, subito ti avrà fatto tornare anche un po' alla mente quella che può essere una sedia elettrica. È la sua fattura in ferro, sono quei cavi d'acciaio che in apparenza la sostengono, che danno questa idea di elettricità e nello stesso tempo però di sospensione. Beh, si tratta di estasi, tutto ciò non può essere a terra, deve essere in sospensione, però una sospensione crudele, molto crudele, è più vicina appunto a una sedia di tortura, a una sedia elettrica, perché siamo in altri tempi che non sono quelli del Cinquecento. Quindi questa sospensione è sicuramente più dolorosa. Veni, creator spiritus, in fiamma! Essi.